Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi siamo qui in un nuovo video con la seconda recensione del canale su Gervinho Foot Birthday. Questo giocatore è ottenibile tramite le sfide settimanali che terminano oggi alle 19, quindi se non l'avete fatto ragazzi io ve lo consiglio di farlo, vincendo 8 partite con 11 giocatori comuni della Serie A. Raga, mi ha sorpreso veramente tanto questo giocatore. 18 partite, 9 gol, 2 assist. Calcolate che gioca soprattutto a me da sub, non a me come gioca una partita da titolare. Sto parlando di un esterno sinistro, rendimento d'attacco alto-basso, piede debole, skill 3-3. Poi andremo a parlare di questo riguardo. Statistiche niente male, come possiamo vedere 97 di accelerazione, 96 di scatto, 94 posizionamento attacco, 87 finalizzazione, 99 agilità, 99 stamina, 90 dribbling, 87 controllo palla, 87 visione, 88 cross. Quindi raga, un giocatore abbastanza completo. Andiamo ad analizzare i pro. Allora, il primo pro che possiamo dare a questa carta, ragazzi, ovviamente è l'agilità. Agilità che è il valore migliore insieme alla stamina, però l'agilità ragazzi si vede tutta in game, anche se purtroppo non può essere apprezzata dati i movimenti del giocatore che sono un po' macchinosi, e quel 3 skill ragazzi non vi fa apprezzare appieno Gervinho, perché per dribblare è molto più difficile rispetto a chi ha le skill. Quindi superare l'uomo nonostante l'agilità alta è un po' difficile. Poi ovviamente chi sa maneggiare questi giocatori non ha problemi. Altro pro di questo giocatore è la velocità. Quindi un 97 di accelerazione con un 96 di scatto, raga, è un fulmine. Non lo prendete. Non lo prendete. È veramente difficile da raggiungere. Però ovviamente in questo gioco abbiamo visto che la velocità non sempre conta negli attaccanti, perché hanno studiato FIFA 19 in modo che il difensore, nonostante sia più lento, parta dopo, riesce quasi sempre a prendere l'attaccante veloce. Quindi non si può notare tanto, raga, però in scatto si vede, soprattutto il primo tocco di accelerazione, raga, fenomenale. Dribbling a ben 90, che unito alla sua agilità lo rende veramente veloce nel dribbling. Nulla da dire al suo dribbling, se non l'unica pecca che non ha almeno la quarta stella skill, che purtroppo è un difetto. Così come è un difetto il treppiede debole, che ragazzi col sinistro sbaglia quasi sempre. Infatti io quando uso lui tiro sempre solo di destro, perché una volta mi ha tirato di sinistro, raga, l'ha tirata in curva. L'altro pro abbiamo la stamina, che raga, per chi ha una Serie A e lo usa dal primo minuto sta tranquillo che non lo deve nemmeno cambiare, perché un 99 di stamina è un dato veramente impressionante. Poi abbiamo i passaggi corti e lunghi come pro, è molto bravo a fare passaggi, non ne sbaglia molti, in più anche un buon cross che molte volte mi ha aiutato anche infatti ha fatto anche qualche assist con lui, mi ha aiutato anche in fase di costruzione della manovra, quindi veramente tanta roba. E un altro pro sono i long shot col suo piede ovviamente forte. Ragazzi, i long shot sono bellissimi. Sicuramente anche in qualche clip vedrete qui che mentre ha fatto dei tiri dalla distanza, tiri a giro, veramente veramente tanta roba. Passando purtroppo ai contro abbiamo il treppiede debole come detto prima, le tre stelle skill, i movimenti macchinosi che ha purtroppo la carta, perché non ha movimenti suoi tipo CR7, tipo Neymar, tipo Sterling, quindi sto facendo dei vari esempi, quindi questo lo si nota in game, è come se non è completo. E poi ragazzi, i colpi di testa non sono il suo forte, dato che è alto 1,79 m. E la forza, ragazzi, la forza è purtroppo bassina, un 71. Però diciamo che c'è l'equilibrio con 85, che ogni tanto lo fa mantenere con i piedi a terra, ma contro i difensori attuali, spalla a spalla, li perde quasi tutti. Allora, devo dire, raga, questo giocatore mi ha sorpreso, come detto all'inizio. È molto in gamba, si inserisce nello stretto, vi aiuta molto a creare azione, vi crea superiorità in attacco, vi sa crossare, vi sa passare, sa tirare da vicino e da lontano. Ha un ottimo piazzamento in attacco, quindi lo trovate sempre posizionato al punto giusto. Però purtroppo soffre quei contro che vi ho elencato prima, e quindi non è il massimo
che si può avere. Però calcolando che credo la maggior parte di voi lo usi come sub, ci sta tutto, raga, ci sta veramente, ve lo consiglio. Se vi consiglio di farlo, sì, fatelo ragazzi, perché anche se poi vi fa schifo, avete un 87 regalato praticamente e lo andate a buttare in qualche sfida. Per il Foot Champions, sì, può giocare tranquillamente in Foot Champions, in la Weekend League, come sub, sì, tutta la vita. Voto finale, ragazzi, io gli darei un 7,5-8, perché secondo me è un voto ideale. Non gli ho dato di più semplicemente per il contro che abbiamo detto prima, perché se aveva almeno la stella skill in più, ragazzi, gli avrei dato anche 8. Però già a 3 piede debole, con 3 skill, purtroppo, per come gioco io, non va bene. Stile d'intesa consigliato per lui, ve lo faccio vedere qui, predatore, che gli vado ad aumentare tiro e passaggio, raga. Ovviamente con l'intesa 5 non potete vedere tutti gli aumenti, però quando lo porterete in intesa 10, ragazzi, viene aumentato molto di più la statistica e quindi tanta roba. Però già in intesa 5, ragazzi, abbiamo un più 4 di posizionamento, un più 4 di finalizzazione, più 2 di potenza tiro, più 1 di tiri dalla distanza, più 1 a rigori e più 2 alla visione, passaggi corti, più 1 ai cross. Quindi, ragazzi, tanta roba solo in intesa 5. Se lo mettete in intesa 10, ovviamente questo dato aumenta di più. Detto questo, ragazzi, la mia seconda recensione si conclude qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore e se l'avete sbloccato. Lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci becca al prossimo video. Un saluto da GemaGamer, ciao!